Carissimi utenti, buongiorno. Telesport.name e communicationprogram.tv nonché turismoecomunicazione.com. Come si evince dalle immagini, in profondità vedete c'è la porta più importante di San Marco dei Cavoti, uno dei comuni più caratteristici della provincia del Benevento, del Fortore e del Tammaro. In realtà qui siamo proprio tra via Roma e piazza Risorgimento. San Marco dei Cavoti è un paese molto importante per quanto concerne i monumenti, i palazzi storici. Ma in più oggi si svolge appunto il raduno auto che è molto importante. Già sono arrivati club di una certa rilevanza, club Campobasso, stanno sopraggiungendo altri club, la piazza è già piena. Carissimi utenti, siamo qui in piazza San Marco con il professor De Nigro. Ecco professore, San Marco dei Cavoti ha comunque dei monumenti eccezionali e delle panoramiche davvero caratteristiche. Qui dove ci troviamo? Ci troviamo a Piazza Risorgimento di San Marco dei Cavoti. La strada che vedete di fronte è via Roma. Del Medioevo era la porta dei provenzali che chiudevano l'ingresso del centro storico del paese di San Marco dei Cavoti. Ci sono cinque porte che chiudevano il centro storico di San Marco dei Cavoti. La torre dei provenzali, che prima si diceva dai libri storici che era adibita anche a carcere, però adesso è il campanile della chiesa madre di San Marco dei Cavoti. Qui siamo in piazza Risorgimento, come già abbiamo detto prima. Ci sono vari palazzi storici, di fronte a quella che sta inquadrando è della famiglia Fiorelli, attualmente di proprietà della famiglia Borrillo. Cioè, ci sono dei vari locali commerciali sotto e sopra c'è un'abitazione. A destra ancora il palazzo Ielardi, che erano i podestà del paese, che l'hanno costruito penso nel 1600-1700. Prima questo qua era proprietà della famiglia Colarusso, imprenditore di San Marco dei Cavoti, poi è stato acquistato dal comune di San Marco e adesso è adibito a municipio, proprietà famiglia Azzurro, famiglia nobile di San Marco anche. Stanno arrivando praticamente altre macchine, come si evince dalle immagini, abbiamo anche una macchina rossa, ci sono due donne all'interno. Ecco, vedete nelle immagini? Bene, salve, buongiorno! Ecco, buongiorno, buongiorno! Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie! Ecco, lei da dove viene? Da San Marco dei Cavoti! Ah, perfetto! Bene, è arrivata adesso con questa macchina, e come? Qual è la sua impressione? Che sarà una giornata divertente! Gli utenti stanno arrivando altre macchine, salve, buongiorno! Siamo con dei giovani, buongiorno, buongiorno, da dove venite? Caserta! Bene, bene, come sarà questa giornata? Diciamo che è stata comunque bella perché il panorama era veramente piacevolissimo, però dobbiamo ancora cominciare. Bene, bene, abbiamo altri visitatori, salve, buongiorno, da dove venite voi? Caserta. Bene, come sarà questa giornata? Penso bella. Bene, bene, abbiamo altri giovani qui nelle immagini, salve, buongiorno, cosa si attende da questa giornata? Buon divertimento e auto splendide. Per lei? Uguale, uguale. Bene, bene, abbiamo altri visitatori qui nelle immagini. Stanno arrivando altre macchine, come si vince? Come sarà questa giornata per lei secondo lei? Cosa si attende? Una cosa bellissima penso, è un raduno particolare. Bene, bene, abbiamo, vedete la fila, come si vince dalle immagini. Salve, buongiorno, abbiamo un'altra macchina qui nelle immagini. Ecco, lei da dove viene, mi scusi, prego. Siamo dalla provincia di Caserta, da Santa Maria a Vigo, precisamente. Cosa si attende? È una bella giornata, una bella manifestazione, è la quarta volta che veniamo qui, anche se questa volta l'hanno fatto in un periodo diverso, però va bene lo stesso. Buongiorno, sono qui collegato da San Marco dei Cavoti, siamo qui con il presidente dei corso, quelli che amano la mitica 500, il raduno auto qui a San Marco dei Cavoti. Siamo in pieno centro, alle nostre spalle già ci sono gli automobilisti, gli appassionati delle 500, sarebbe il Fiat Club 500 Campobasso con la maglia rossa. Presidente, davvero un raduno che già presta attenzione considerando che sono venuti già automobilisti da Campobasso. Sì. Buongiorno a tutti, siamo giunti al quinto raduno. Stamattina sono arrivati per prima il club di Campobasso, poi ci sarà il coordinamento di Caserta e Benevento. Spero che saremo numerosi perché anche il tempo oggi ci accompagna, perché dovrebbe essere una bella giornata. Poi ci sarà, dopo l'iscrizione, ci sarà la partenza per un paese limitrofo, Collesannita,
che la Proloco del paese ci ha organizzato un benvenuti. E poi ritorneremo di nuovo sulla piazza di San Marco dei Cavoti per andare al pranzo al ristorante Leone d'Oro. Bene, ecco Presidente, davvero un successo dell'iniziativa che vuole porre in evidenza le bellezze di San Marco dei Cavoti. Ci sarà questo tour turistico, diciamo che questi raduni auto servono soprattutto ad una funzionalità turistica. Sì. Allora io, la nostra intenzione è di portare, diciamo, persone per far conoscere tramite questo indotto di queste macchine che devono ricordare tutti che sarebbe la 500 oppure la Vespa, che 60 anni fa sono nate, e quindi tramite questo indotto noi cercheremo di far conoscere le nostre realtà e i nostri paesi, perché sono bellissimi, abbiamo tante cose da dimostrare. Bene, ecco, quali sono le attese, Presidente? Quanti automobilisti ci saranno oggi? Ma io penso che supereremo i 100 macchine, poi ci sono le Vespe, che penso una cinquantina dovrebbero arrivare. Sì, sì, sì. Ci saranno anche le moto, Presidente? Sì, anche le moto, sì, sì, sì. Anche macchine d'epoca pure ci saranno, perché noi in questo territorio ci sono, diciamo, un po'... racchiudono macchine d'epoca, 500, Vespe e moto, quindi ho ritenuto di allargare un poco questa attività, perché ci sono parecchi appassionati di vario genere. Ecco, parliamo un po' del tour turistico, Presidente. Oltre ad arrivare con le Sannita, ci sarà sicuramente un paesaggio naturale da scoprire, passeremo anche per qualche altra località, questo è importante. Allora, noi faremo la partenza da San Marco dei Cavoti, passiamo per Reino, un paese pure qui vicino a 7 km, e attraverseremo tutta l'area del Tammaro e per arrivare a questo paese Colle Sannita. Bene, intanto le iscrizioni già sono floride, adesso intervistiamo il presidente del Club Campobasso. Salve, buongiorno. Ecco, ecco, come mai avete scelto San Marco dei Cavoti oggi, una località comunque importante per la sua caratteristica turistica? Prego. Buongiorno a tutti. Niente, noi comunque abbiamo degli inviti della zona, quindi... abbiamo scelto San Marco perché comunque è una bella cittadina e siamo stati anche l'anno scorso, quindi siamo stati bene e abbiamo scelto comunque di ritornarci. Quindi ci sarà un tour molto interessante che voi seguirete. Con quante macchine siamo arrivati? Il Club Campobasso, vedete, è pieno praticamente. Quante macchine? Oggi siamo venuti con 10 macchine, diciamo che siamo un piccolo gruppetto perché ci sono altri raduni in zona, quindi ci siamo divisi un po' per far contenti un po' tutti. Beh, il vostro club è sempre conosciuto come un club di rilevanza storica e anche perché segue gli eventi anche fuori Molise. Sì, sì, noi andiamo a fare raduni in tutta Italia, altre regioni, quindi dove ci sono questi eventi noi cerchiamo di partecipare a tutti. Bene. Ecco carissimi utenti, questo è il reparto iscrizione, come si evince dalle immagini siamo proprio all'interno, già gli iscritti stanno facendo le iscrizioni, bisogna compilare un modulo di iscrizione per inserire la targa dell'auto, questo è molto importante, e in più praticamente viene offerta all'automobilista un gadget. Il gadget riguarda appunto una busta rossa con Fiat 500 Club Italia, e in più avremo praticamente una confezione di torroncini, c'è l'olio, ci sono i taralli e poi c'è appunto una penna Fiat Club Italia. Buongiorno, sono qui con il sindaco Giovanni Rossi, sindaco di San Marco dei Cavoti. Alle nostre spalle, se il sindaco si gira un attimo, è la porta più importante, qui è il viale più importante di San Marco dei Cavoti, la porta più importante storica di San Marco dei Cavoti. Ecco sindaco, ci troviamo tra Piazza Risorgimento e Viale Roma. Questi raduni servono giustamente a far conoscere anche la storia, i monumenti e le ricchezze di un paese come San Marco dei Cavoti. Sì, innanzitutto volevo ringraziare questa associazione che a San Marco dei Cavoti ha fatto questo quinto incontro per le 500. Noi siamo felicissimi di ospitarli, sperando che la cosa si ripeta. Come diceva, questa è la nostra via Roma,
anche diciamo così, anche la via del Torrone, dove ci sono diverse aziende che producono il torrone. Diciamo che la nostra estate, questo è uno dei primi eventi, è ricchissima di eventi. Avremo la festa dei carri la seconda domenica di agosto e poi avremo la seconda domenica di settembre la nostra festa di San Deodoro. Quindi un ringraziamento al presidente, a cui approfitto per omaggiare di un ricordo il nostro Gagliardetto, e quindi un ringraziamento per essere venuti qui a San Marco dei Cavoti. Grazie. Bene, ecco Sindaco, giustamente la presenza delle macchine, il Presidente ha cercato di realizzare un tour turistico, ricordiamo il Presidente di quelli che amano le mitiche Fiat 500 e Vespa. Il tour è importante perché fa conoscere il territorio. Certo. Abbiamo conosciuto l'Appennino che separa l'Adriatico dal Tirreno, abbiamo conosciuto San Marco, Reino e Colle Sannita, tre principali comuni che hanno ricchezze storiche importanti. Ecco, giustamente qui si richiama non solo la storia ma anche la vegetazione. Anche la vegetazione i partecipanti hanno potuto vedere che è davvero molto caratteristica e storica. Sì, insomma quello che lei dice è verissimo, diciamo noi siamo ricchi, il territorio è bellissimo, l'agricoltura, ma abbiamo anche delle risorse culturali, abbiamo un museo degli orologi unico in Italia che sarebbe il caso di vedere, abbiamo un museo da qualche anno della pubblicità, anche questo molto bello che è qui in piazza. Diciamo che i nostri territori sono bellissimi, meritano di essere valorizzati. Col presidente della Fiat 500 Club Italia Campobasso, ecco i gadget li abbiamo visti, cosa ne pensa? Sì, un po' di prodotti caratteristici della zona, i taralli, i torroncini di San Marco, c'è l'olio e niente, la penna come ricordo del raduno. Siamo sempre con un membro del Club Campobasso, beh, tantissime macchine, tantissime 500, la caratteristica della sua macchina? Prego. Fiat 500F, anno 66, per tutto. Siamo andati a San Marino, sono andato. Sempre con il rappresentante del Club 500 Campobasso, ecco, quali sono le macchine che voi avete oggi trasferito qui a San Marco di Cavoto? Allora, abbiamo questa blu, che questa, diciamo, questa è mia, poi abbiamo questa grigia, abbiamo quest'altra qui, abbiamo questa blu, che questa è una 500L, diciamo che rispecchia un po' le caratteristiche della L, solo con qualche accorgimento interno, diciamo, diverso, con motore ovviamente 500. Poi abbiamo questa R, questa è una 500R, più o meno siamo sulle stesse caratteristiche, solo c'è qualche, diciamo, accorgimento al motore e al cambio un po' diverso. E poi abbiamo questa F, questa è una 500F. E niente, poi abbiamo questa con replica Abarth, questa è una replica Abarth di un nostro socio, molto bella.
altrettanto la gialla. Diciamo che queste, le repliche Abarth, hanno una caratteristica del motore molto elevata. Diciamo qua siamo un motore invece della 500 classica, è un motore 750 oppure 800, è molto preparata, diciamo che da competizione. E poi sì, sono tutte e tre queste qua, diciamo Abarth, come si vede anche dalla scritta, sì. Un'altra F, sempre. E questo è la mia 500, c'ha un motore 650, leggermente elaborato, perché si sa che i motori originali sono, diciamo, molto molto lenti, e per agevolare un po' la strada e per permetterci di percorrere più chilometri raggiungendo comunque raduni in varie parti d'Italia, abbiamo sperimentato questo motore 650 molto grintoso, e per far sì di fare molta strada con meno tempo. E niente. Ecco, diciamo che il tipo di motore, mi scusi, com'è? A quattro tempi, come funziona? No, il motore è sempre a due tempi, raffreddamento ad aria, solo che c'ha la particolarità del carburatore, che è di una Panta 30, e poi c'ha comunque pistoni più grandi, c'ha una marmitta particolare, tutto in acciaio come si vede. E niente, e questo c'è il cambio sincronizzato. Ecco, come funziona il cambio sincronizzato? Sincronizzato praticamente non bisogna fare la doppietta, perché i vecchi cambi della 500, per inserire la marcia, bisognava staccare il pedale della frizione, dare una botta di accelerata e poi reinserire la marcia. Questo cambio qua, che è di una 126, già sincronizzato, praticamente non bisogna, è come le macchine attuali, bisogna solo mettere la marcia, insomma, senza fare la doppietta.
motociclista di Fragneto, Monforte, che è in possesso ed è proprietario di una moto Guzzi del 1973. Eccolo nelle immagini, carissimi utenti, sempre qui a Piazza Risorgimento a San Marco dei Cavoti. Ecco, salve, buongiorno. Questa moto è davvero molto antica, vero? Questa qua è antica perché è provenienza dall'esercito e poi è ripassata civile, quindi sono bellissime moto, fatte dotazione all'esercito e ai carabinieri. Quindi, e poi sono state fatte pure trasformazioni da civile. Però questa qua è dell'esercito riportato. Tutto ferro, vero? Tutto ferro, sì. Di plastica non sta, solo il copolino, il vetro e parabrezza.
Allora, siamo giunti praticamente a Colle Sannita, in realtà con il tour da San Marco dei Cavoti, Reino, Colle Sannita abbiamo raggiunto i 1000 metri sul livello del mare. Abbiamo visto e i partecipanti hanno potuto vedere l'Appennino che divide la parte adriatica dalla parte tirrenica. Quindi davvero un interessante tour, un'interessante escursione con le macchine, un percorso dove abbiamo visto campi di grano, campo di ulivi, davvero un percorso eccellente, eccezionale e comunque affascinante. E studenti, siamo giunti qui a Colle Sannita, come si evince dalle immagini. Vediamo com'è andato il giro, prego, da San Marco a Colle. Bello, bello, bellissimo. Cosa le è interessato, cosa le ha colpito di più? Ma un poco di tutto, la strada fatta buona veramente, meglio della nostra. Esatto. Con i visitatori di Campobasso, com'è andato, le è piaciuto il giro? Tutto bene, tutto bene. È piaciuto, vero? Sì, sì, molto. Bene, buongiorno, cosa le ha colpito del giro? Che cosa mi ha colpito del giro? È il secondo anno che veniamo qua, sì. È un bellissimo giro. Bene, per lei? Uguale. Bene. Cosa ne pensa lei del giro? Beh, abbastanza bene. A me il primo anno è una bella manifestazione. Ci stanno tante 500. Bene, bene. Ecco, siamo qui con Donato. Salve, buongiorno. Buongiorno. Davvero un giro interessante che ha coinvolto numero 500. Molto interessante. Bene. Anche il tour è stato molto interessante per quanto riguarda e la vegetazione, il verde. Sì, come verde c'è la campagna, che c'è molto da vedere. Cosa le ha colpito di più del tour, del giro? Niente, è stato un bellissimo giro, niente, le salite, tutto a posto. Salve, buongiorno, cosa le ha colpito del tour? Niente, è una bella esperienza, tante macchine, si conoscono tante persone, belle persone. Allora, siamo un altro visitatore proveniente da? Morcone. Fatti il giro, cosa le è piaciuto? Tutto, l'organizzazione, la del tour, per quanto riguarda il tour? Il giro, il tragitto, come dire? Alla fine abbiamo superato i 1000 metri, abbiamo visto anche il Monte San Marco, il monte più grande della zona, in più abbiamo visto anche l'Appennino che divide la parte adriatica da quella tirrena. Alla fine le è piaciuto, è stato interessante il tour? Sì, è stato un bel giro, interessante, e tornerò. L'amministrazione comunale. Grazie. Grazie a voi per aver scelto la nostra comunità e per averci onorato della presenza di queste splendide auto. E speriamo che questo sia solo l'inizio di future collaborazioni e grazie ancora. Allora, com'è andato il tour? Bellissima giornata. Bene, cosa le è piaciuto di questo tour? Diciamo un po' tutto, anche l'accoglienza, la simpatia, una giornata piacevole, veramente interessante. È una cosa bellissima, il paesaggio è bello, e anche l'accoglienza, e siamo contenti e ci rivediamo l'anno prossimo. Com'è andato il tour? Abbastanza bene, tutto bene. Ti è piaciuto? Sì, sì. Com'è andato il tour? È andato benissimo, anche se siamo rimasti a piedi. Vabbè, poi è ripartita la macchina. Sì, dopo è ripartita. Siamo arrivati a oltre 1000 metri sul livello del mare, cosa ne pensa? Guarda, io sono del paese a fianco, quindi... Vabbè, diciamo, abbiamo visto l'Appennino che divide l'Adriatico dal Tirreno, è interessante, vero? Ah, sì, 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 è sempre... Le nostre zone sono belle, sono ricche di storia, abbiamo buon cibo, infatti ci hanno offerto un ottimo banchetto qui a Colle. Lei? È stato tutto bellissimo. Come ha detto la mia amica, siamo rimasti leggermente a piedi, ma un piccolo tratto, e poi è ripartita subito la macchina, per fortuna. We'll be right back.
Oh,